L'impegno non è mai gratuito o casuale. È già scrittore, colui che rompe il cerchio della dittatura e dell'idolatria. Non mi basta sopravvivere, condizione media dello schiavo di oggi. Risento molto nella mia psiche della società che si è formata nel mondo in questi ultimi anni e che a poco assimilo e sconto per denunciarla. Sempre si presenta il problema della libertà per lo scrittore, la libertà in una lotta quotidiana che si realizza nel vivere stesso. Nelle società sempre imperfette, l'utopia crea una tensione di qualità che supera il contingente effimero. Scrivere, il suo pubblicare era proprio un qualche cosa di molto personale. Il perdere, tra virgolette, la possibilità di pubblicare con le grandi case editrici che si erano orientate con un certo tipo di letteratura, con un certo tipo di pubblicazione, e tutto questo lo aveva anche un po' esasperato, Lo aveva anche messo nella condizione di essere abbastanza irritato con un mondo che lui riteneva, a mio avviso, non a torto, e purtroppo abbastanza bene, collegato in termini anche un po' quasi mafiosi, hai capito? Lui era fuori dal coro, non faceva parte di una certa corrente all'interno della quale, tu sai, un po' una mano se la davano. Quindi lui era fuori dai premi, lui era fuori dai lettori, non era un lettore delle grandi case, e aveva fatto anche certe polemiche. Lo avevano emarginato, era emarginato, si era, non vorrei dire che proprio l'avessero emarginato, c'era anche da parte sua un rifiuto ad intrupparsi. Guido comincia a dipingere intorno agli anni 70, fra l'ultima parte del 65-70. Però non dobbiamo mai dimenticare che come passato lui aveva questa grande dimestichezza col mondo dell'arte, da Casorati a Spassapane, a Mastroianni, a Morlotti. Dopo, Paolucci, prima, cioè c'era tutto questo, era già preparato. Io penso che lui abbia disegnato sempre, poi così. Un po' tardi si mise proprio a realizzare queste cose, che sono tutte caratterizzate da questa accensione coloristica e da una fedeltà all'uso dell'acrilico. In una di queste prime visite, vedendo i suoi lavori, io avevo ricordato certe cose di Harp. E lui si rivolse molto a Sergio Biancheri, aveva forse anche un pochino più confidenza per senza certe dubbio, cose, senza quindi non aveva esitazioni nel chiedergli sui pennelli come fare, come non fare, perché so per certo che queste cose lui le ha chieste. Mi vedeva come un compagno ideale, anche se ero molto giovane, avevo questi slanci, questa gestualità che lui amava. La sua ricerca profonda dello scritto che aveva non c'è nella pittura, perché la pittura è più una cosa estetica, una,
come una, dei simboli appesi al cielo, no? Delle forme così che lo rappresentano come un miraggio, come una cosa da guardare, che fa pensare, quasi all'opposto del sangue, delle cose che aveva, dell'uomo che è così speciale, che lotta, qua sembra un contrasto. Mi piaceva questo racconto un po' fantasioso sulla pesca, su mio padre, sugli altri amici, diciamo, del mare, così. Dicevo dei guizzi che facevano appunto le acciughe e i vari pesci, come riuscivamo a prenderli, e lo squame che saltava alto nel cielo, che tutto era argentato in questa notte scura. Lui era ammirato da questi miei racconti, e quindi penso che servisse anche a lui questa fantasia per cercare anche di inserire forse un pensiero nei suoi romanzi, in qualcosa che dicevo, chissà. Meglio morire per un sogno che vivere come automa schiacciato da ferro e cemento. Credo che se non avessi sentito improvvisamente la necessità di scrivere, sarei impazzito. Per intuizione, ho sempre cercato di liberarmi dal passato. So che la bellezza fisica cura un fisico malato. Non era la mia mente che era malata, era il mio fisico. Dal fisico è partita la malattia della mia mente. Anche la vita, così imperfetta, è ancora superiore all'arte. Molti scrittori, prima di tentare la via dell'arte, devono ancora tagliarsi il cordone ombelicale. I condizionamenti gravi che annullano. È riuscito ad inserire una forma più netta, più secca, dove ha continuato così, continuando con questa immediatezza, ecco. Ha preferito togliere tutti un po' le varie curve, le varie rientranze, sporgenze su questa linea, e lasciato una linea pura. Gli ultimi infatti sono linee pure di questo elemento che sale al cielo. C'era il fascismo, veniva a Bordighera, e qui c'era la consapevolezza che lui fosse un antifascista. Gli antifascisti, o i giovani antifascisti, ricordo in particolare che queste cose le ho sapute in particolare da un personaggio importante, Pippo Alborno, diceva che loro lo vedevano e vedevano questa persona, sapevano che era un antifascista, non parlava, era molto solo, non parlava. Poi andava qui sul capo, qui su quelle rocce del capo, e si sdraiava lì al sole, stava al sole come una lucertola, stava lì al sole, faceva i bagni, ma sempre da solo. E qui c'era la consapevolezza che lui fosse un antifascista, che in fondo era un pochino, si era appartato anche per non rischiare. Io avrei dovuto essere militare, facevo i bagni a Capo Ampelio, a Bordighera, io con due altri amici, che erano i pescatori del Paese Vecchio con cui si faceva i bagni, non ci hanno mai denunciati. Figurati noi lì a Quell'Italia, dovevamo essere lì a fare i bagni. Però riconosci che la maggioranza del popolo italiano non ne vuole sapere di questa guerra, proprio per niente. La responsabilità non è del popolo italiano, questo è falso, perché erano tutti contro, perché se no quello che ho fatto io non potevo disertare tutte le guerre. Se fossi stato in Germania, stavo fresco. Si compiaceva del fatto che lui si fosse sottratto alla guerra. Stiamo parlando della guerra appunto del 40-45, perché era nelle condizioni ancora per essere richiamato, perché lui era del 9, però richiamarono anche la sua classe, del 10 sicuramente,
anche quella del nord.